Quattro centrali dove gli installatori si sfideranno all'ultimo raccordo per realizzare la migliore centrale termica. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di Quattro Centrali, dove gli installatori si sfideranno per realizzare la migliore centrale termica. Ma perché ho scelto di fare questa serie di quattro centrali? Beh, i motivi sono tanti, però quelli a cui ci tengo di più sono: primo, portare alla luce, agli occhi di chi non è del mestiere, come si realizzano le centrali termiche, perché abbiamo sotto mano la nostra centrale termica, abbiamo quella magari del nostro amico, ma avere una panoramica più ampia, avere molte più informazioni, ci permette di fare una scelta molto più consapevole. Più informazioni hai e più centrali termiche riuscirai a vedere, e più riuscirai a realizzare la centrale termica dei tuoi sogni a casa tua. Visto che questi lavori vengono fatti ogni 10, 20, 30 anni, tanto vale farli bene. E poi sinceramente lo faccio anche perché di parlare di pompe di calore ormai è pieno il web, no? Tutti che parlano di pompe di calore, però vedo veramente poche realizzazioni fatte alla regola d'arte, realizzazioni fatte come opere d'arte. Si parla infatti tanto di teoria, no? Tutti parlano di teoria delle pompe di calore, però quello che conta è anche molto la pratica, un po' come la patente di guida. Una volta fatto l'esame di teoria non sai guidare. Sai guidare un'automobile dopo che hai fatto diverse guide e hai fatto ovviamente l'esame di pratica, non quello di teoria. Vabbè, però dai, bando alle ciance e partiamo. Oggi ti porterò in Trentino Alto Adige, ti porterò in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e facciamo un giro anche in Piemonte. Andiamo a vedere quattro diverse centrali termiche. E ricordo che sei tu a votare le migliori centrali termiche, dando un punteggio al locale, quindi alla stanza dove è stato realizzato tutto l'impianto tecnologico, dove puoi trovare l'unità interna piuttosto che gli accumuli. Poi una valutazione invece all'unità esterna, come è stata integrata nel contesto la macchina fuori, l'unità esterna. E infine l'integrazione con altri tipi di impianto, quindi come è stata integrata la pompa di calore con ad esempio l'impianto fotovoltaico, con la ventilazione meccanica controllata, con le batterie di accumulo. Ecco, troverai il link nella descrizione del video per poter dare il tuo punteggio. Ora partiamo, vedremo pompe di calore per riscaldamento, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, e se vuoi approfondire questo tema vai sul mio sito samueletrento.it. Prima di portarti però in Trentino Alto Adige, andiamo a vedere il vincitore della scorsa puntata. Il fattore numero 1, cioè la centrale termica, l'impianto ben fatto, è stato vinto dalla centrale numero 2, cioè quella in Lombardia. Come pure il fattore numero 2, l'unità esterna, la posizione, la cura dei dettagli, e il fattore numero 3, ovvero l'integrazione con altri impianti, è stato vinto sempre dalla centrale numero 2, quella in Lombardia. Bene, adesso partiamo con quattro nuove centrali, partendo da subito in Trentino Alto Adige. Sigillo sicuro, la tua casa 100% elettrica. Eccoci allora nella centrale numero 1 in Trentino Alto Adige. A destra in alto il modulo interno della pompa di calore, e in alto a sinistra invece i tre moduli di rilancio. Ci sono tre piani in questa abitazione, quindi tre circolatori che spingono l'acqua sull'impianto. E qui in basso a sinistra l'arrivo dall'acquedotto con il filtro e con il regolatore di pressione. Passiamo adesso invece a vedere la piletta indispensabile nelle centrali termiche, perché se c'è una fuoriuscita di acqua viene scaricata, e di nuovo l'unità interna con le tubazioni. Stranamente la macchina è stata posizionata in giardino, come si può vedere, e è stata posizionata in un angolo del giardino integrata vicino all'aiuola, e come si può notare siamo in Trentino, come si può vedere dalle montagne a fianco. Passiamo invece adesso in Friuli Venezia Giulia. Questa è la centrale termica con i due accumuli, quello di destra è il bollitore dell'acqua calda sanitaria, quello di sinistra invece è un puffer di acqua tecnica, quindi dove c'è l'acqua dell'impianto. Dietro vediamo le tre pompe, i circolatori che mandano l'acqua sull'impianto di riscaldamento, e a destra invece il circolatore del solare termico. Qui invece abbiamo le batterie di accumulo con il loro inverter fotovoltaico messi a fianco dei quadri elettrici che servono sia per la corrente alternata che per la corrente continua. E qui invece abbiamo l'arrivo dell'acquedotto. Esternamente la macchina è stata posizionata in giardino anche qui, su un fianco e vicino al marciapiede.
Passiamo ora invece in Piemonte. Questa è la centrale termica con due accumuli, uno sopra e uno sotto. Quello sopra di acqua tecnica da 90 litri, quello sotto di acqua sanitaria. Abbiamo il circolatore poi che spinge l'acqua verso l'impianto, un unico circuito, e qui invece abbiamo l'inverter fotovoltaico, batteria di accumulo e colonnina di ricarica per l'auto elettrica. Passiamo poi fuori, vediamo che è sempre una villetta unifamiliare. La macchina è stata posizionata in giardino ma sul marciapiede, quindi vicino alla centrale termica, in modo da fare meno distanze possibili con le tubazioni e quindi avere anche meno dispersione. Passiamo poi per la centrale numero 4, quella in Veneto. Qui abbiamo solo le foto. Sulla destra abbiamo l'unità interna, quella a parete. Sulla sinistra abbiamo il bollitore di acqua calda sanitaria, perché il puffer è integrato nel modulo interno. A destra in basso abbiamo l'addolcitore e in alto invece abbiamo il filtro d'ingresso dall'acquedotto. In alto a sinistra invece, come puoi vedere, ci sono i vasi di espansione e poi tutta la centrale termica è stata isolata con l'isolante apposito. Bene, allora adesso tocca a te decidere chi è il vincitore di questa puntata di quattro centrali, andando a votare nel link che trovi nella descrizione del video.